Ragazzi, ciao Italia, io sono Paola Brucalossi, appunto dell'Ambasciata del Canada in Italia e sono la responsabile dell'education, quindi mi occupo di far conoscere ai ragazzi, studenti e anche giovani professionisti un po' il Canada e quanto ha da offrire per quanto riguarda i programmi. Cercherò di non essere noiosa. Di guidarvi in questa presentazione per farvi capire quali sono i punti di forza di questo paese, il Canada appunto, che negli ultimi anni diciamo che ha scalato le classifiche del gradimento ed è ormai una delle destinazioni top per i ragazzi di tutto il mondo e capirete il perché il Canada è diventato così popolare, perché ha un'offerta veramente unica. Però cominciamo con un attimo, vi chiedo scusa perché in questa uploadando questa presentazione un po' il font si è un pochettino un po' così rovinato, però insomma conoscete il Canada, quindi innanzitutto il Canada è il secondo paese più grande del mondo, secondo solamente dopo la Russia, quindi parliamo di un'estensione che va dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico all'Oceano Artico al nord e tutto il confine con gli Stati Uniti, appunto al sud, che è appunto il primo partner ovviamente commerciale del Canada. Ma il Canada non è gli Stati Uniti, il Canada ha un suo carattere molto forte, molto distinto, che diciamo che lo rendono forse più vicino a noi europei per valori, per abitudini e per come appunto è la composizione culturale di questo immenso paese. Non tutti sanno che questo è un paese che ha molti fusi orari, che praticamente ce n'ha praticamente 5, e nel Newfoundland e Labrador, quindi nell'estrema propaggine che va verso l'Atlantico, c'è il fuso orario di mezz'ora. Canada, appunto, allora, una federazione di 10 province e 3 territori. I territori sono quelli del nord, lo Yukon, Northwest Territories e Nunavut, che sono appunto praticamente tundra e artico, molto molto poco popoloso. E godono di un'autonomia un po' diversa, sono decisamente hanno più potere legislativo. Le altre sono province, appunto, che vanno dalla British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec e così via. L'istruzione in Canada non esiste un ministero dell'istruzione federale, ma è di competenza delle singole province. Questo perché l'istruzione, come la cultura, fanno molto parte di quello che è il pacchetto di usi, tradizioni, culture delle popolazioni che hanno composto il Canada. Quindi è una nazione bilingue, ma si parlano oltre 200 lingue perché appunto accoglie da sempre gente che vengono da tutto il mondo. Appunto, le città più grandi sono Toronto, che è un po' la capitale finanziaria del paese, Montreal, nella provincia francofona del Quebec, e Vancouver, sulla costa della British Columbia, sono le più grandi città. La capitale però del Canada è Ottawa Gatineau, appunto dove appunto al confine tra l'Ontario e il Quebec, proprio per far risaltare l'anima bilingue di questo paese. Allora, il Canada, allora, come vi dicevo, perché studiare in Canada? Perché è uno dei posti migliori al mondo dove vivere, e non lo dico io, che lavoro all'ambasciata del Canada, quindi al governo canadese, ma lo dicono ogni anno le classifiche. È primo posto per qualità della vita, è una delle democrazie più forti, è uno dei posti migliori dove vivere. E le città sono sempre tra le città più vivibili al mondo. Queste, e ci sono tante altre cose: il paese meno corrotto, il paese, uno dei paesi più felici, uno dei paesi che c'è il più forte brand, quindi, però è autoreferenziale, quindi insomma passerei oltre. Quello che mi interessa molto, e questo chiedo scusa perché questa slide è veramente rovinata, ma ve la racconto, è un paese tollerante e inclusivo. E in questo momento in cui tante nazioni stanno tirando su muri, un paese che invece accoglie e fa della diversità un valore e una ricchezza, è veramente una cosa importante. Quindi in Canada è un paese che accoglie persone di ogni credo, di ogni religione, di ogni etnia, di ogni orientamento sessuale. Il Canada è un paese innovativo. Vi faccio vedere qui, potete vedere quelle che sono le invenzioni che
forse conoscete, il basket, il braille, il plexiglass, il Canadarm, che è il braccio robotico sulla stazione spaziale internazionale. Questo dire perché il Canada per noi italiani da sempre rimanda spazi sconfinati, natura meravigliosa, veramente laghi, montagne, è vero, è questo, però anche il Canada è un paese estremamente innovativo. Quindi, come dicevo, un ambiente multietnico e multiculturale, ci sono più di 200 lingue parlate. Il Canada è stato uno dei primi paesi a varare una politica sul multiculturalismo. Quindi, cosa vuol dire studiare in Canada? Studiare in Canada vuol dire veramente entrare in contatto con persone da tutto il mondo. Ora, voi sapete, ragazzi, che dicono gli esperti che ancora il lavoro che andrete a fare non esiste, eccetera, eccetera. Ma io vi posso assicurare una cosa, che per fare il lavoro che farete avrete bisogno sempre più di lavorare in team internazionali dove oltre a conoscere lingue dovrete acquisire una sensibilità culturale. Questa sensibilità culturale si acquisisce non sui libri, si acquisisce vivendo in un ambiente multiculturale e quindi questo è uno dei punti di forza del Canada. Un'istruzione d'eccellenza, altro motivo per andare a studiare in Canada. Allora, come dicevo prima, l'istruzione e competenza delle province e dei territori, ma comunque è omogenea la qualità attraverso tutto il paese. È uno dei paesi con la miglior qualità dell'istruzione. Voi sapete, forse non so, gli addetti ai lavori sanno che ogni anno l'OCSE pubblica un studio che si chiama Education at a Glance, uno sguardo all'istruzione, dove vengono valutati l'istruzione e tanti parametri. Il Canada è sempre uno dei paesi leader in questo. È uno dei paesi anche che ha la più grande percentuale di popolazione adulta laureata. Quindi questo vuol dire qualcosa. Un'economia competitiva, bene, allora il Canada, come dicevo prima, è uno dei paesi meno corrotti, è uno dei paesi con più un sistema bancario più solido, è uno dei paesi migliori dove fare business, dove aprire imprese, dove è facile aprire un'impresa. Quindi è anche un paese dove lo spirito imprenditoriale, dove le start-up vivono in un ecosistema ideale. Inglese o francese, come dico io, meglio entrambi. Allora, cominciamo con un punto di forza. Innanzitutto, il Canada, anche come un paese bilingue, che insegna la seconda lingua ai suoi stessi abitanti, quindi fa dell'istruzione delle lingue uno dei suoi punti di forza. Quindi, innanzitutto, si va al Canada perché il Canada anche per andare a studiare inglese o francese. E non parlo soltanto di una conoscenza base, parliamo di corsi a tutti i livelli, anche con inglese e francese tecnico, inglese business, medical, per arrivare proprio a corsi più specializzati come quello dell'inglese o francese per le torri di controllo. Quindi le certificazioni sono quelle che vedete. Questo bollino Languages Canada è l'associazione governativa che rappresenta tutte le scuole di lingua che possono essere quelle piccole, private o quelle all'interno delle università. Quindi voglio dire, parliamo di un'offerta molto varia, però è una garanzia di qualità. C'è anche un sistema appunto etico e anche un sistema di protezione dei propri studenti. Poi alla fine tutto questo che vi sto dicendo prenderà forma. Canada perché sono sempre più ragazzi che scelgono di andare in Canada per un soggiorno durante le superiori, che sia l'anno all'estero, il semestre all'estero, il trimestre oppure le summer school. Sono scuole sia pubbliche che private, c'è un'offerta molto molto vasta. Si può stare sia in famiglia che stare nei residence, nei college. E è veramente uno dei forse il settore estremamente più è in crescita in questo momento perché i genitori si sentono molto molto sicuri di mandare ragazzi a fare questa esperienza. Le high school sono assolutamente eccellenti ovunque nel paese, dalle grandi metropoli al centro più piccolo, quindi veramente molto dipende dalla personalità, dal carattere dei ragazzi, cosa è meglio per loro se stare in una piccola comunità o stare in una grande comunità. E anche in questo settore, tornando all'Education at a Glance, sguardo all'istruzione, le valutazioni, le PISA, che sono l'equivalente internazionale dei nostri INVALSI, i ragazzi canadesi eccellono in scienze, lettura e matematica. E parliamo invece di studi superiori. Il Canada perché ovviamente ha oltre 100 università, sono tutte pubbliche nel paese, sono tutte autonome e indipendenti. Quindi, contrariamente ad altri paesi competitori come il Regno Unito, il Canada non ha un centro unico per quanto riguarda le ammissioni, ma ogni università ha
criteri autonomi per quanto riguarda le selezioni e le ammissioni. La differenza è esattamente uguale come al sistema in Italia dopo il processo di Bologna, mi laureo di primo livello, un bachelor, sono 3, ma adesso stanno diventando 4 anni. E vi spiegherò il perché, poi il master's che è la nostra specialistica, poi il PhD e poi tutta un'altra offerta di anche di corsi più brevi. Perché adesso la laurea, il bachelor è diventato di 4 anni? Perché il Canada sta sempre di più implementando il Work Integrated Learning, ovvero far sì che tutti i programmi di studio abbiano una componente professionale, quindi si alternano semestri di studio a semestri di lavoro pagato. Questo perché in quasi tutte le professioni ci sono alcune sezioni tipo gli studi medici o che non si pagano l'internship, ma che comunque vale per acquisire una competenza professionale. Questo perché? Per questo perché il Canada ha capito che voi ragazzi non potete finire l'università senza aver avuto una vera esperienza lavorativa. E ragazzi, il mondo va freddo, va in fretta, i ragazzi devono essere immediatamente immessi nel tessuto produttivo e economico della società e quindi è importante acquisire queste competenze professionali. Quindi questa è una delle peculiarità, secondo me, che fa del Canada un paese estremamente interessante. Il Work Integrated Learning o Co-op o Internship o come viene chiamato dalle varie università è appunto questo. Come dicevo, quindi ci sono 100 università, 15.000 corsi, come dicevo, dai grandi campus, voglio dire, dove conoscerete sicuramente i nomi delle grandi università canadesi, l'University of Toronto, la McGill, l'Università della British Columbia, a università più piccole, che hanno dei campus più piccoli, dei centri meno conosciuti, ma dove vi assicuro la qualità eccellente, quello che rende l'istruzione un po' secondaria, così di qualità e anche la disponibilità dei professori che non sono irraggiungibili ma che hanno un rapporto molto stretto con i propri studenti, sono molto accessibili, delle tecnologie veramente all'avanguardia, quindi questi campus sono fantastici, hanno le mense, hanno le palestre, hanno i prati, hanno gli impianti sportivi a livello olimpionici, hanno teatri, auditorium, quindi devo dire, sono veramente meravigliosi. E come dicevo, appunto, ripeto, i corsi con opzioni di tirocinio e stage, i co-op ormai sono diventati 25.000. Quindi Work Integrated Learning è questa policy del governo del Canada di preparare gli studenti al mondo del lavoro. In Canada esiste poi un altro settore dell'istruzione post-secondaria che sono i college. Diciamo che la traduzione più simile a quello che è il concetto nostro sono istituti di scienze applicate. Sono istituti a livello di laurea, rilasciano lauree di primo livello. E sono a differenza che sono un apprendimento molto tecnico-professionale. I college sono anche istituti che rilasciano certificati apprendistati, quindi diciamo, hanno un'offerta molto molto variabile. E anche diciamo che il 50% degli studenti in Canada sceglie di fare un corso al college, breve o lungo che sia, e vi spiegherò il perché. Innanzitutto, è quello che è importante sapere che questi istituti, che in varie Canada si possono chiamare colleges, cégep, perché come vi spiegavo il Canada è così immenso che possono variare, ma questa è la sostanza di questa branca dell'istruzione, è che sono programmi che sono proprio ideati e progettati insieme ai datori di lavoro. Ogni 6 mesi vengono riequilibrati e vengono aggiustati per far sì che poi i ragazzi possiedano le competenze che sono proprio richieste dal mondo del lavoro. Il 95% dei diplomati del college sono occupati nei primi 6 mesi con un tasso di soddisfazione altissimo per quanto riguarda i datori di lavoro. Sono oltre 8.000 programmi, 100 campus, 1.000 campus in tutto il paese e come dicevo sono anche dei programmi brevi. Quindi vanno dal certificato, diploma 1 anno, diploma 2 anni o direttamente anche una laurea di primo livello. Anche qua devo dire laboratori e tecnologia veramente all'avanguardia. Quello che è interessante capire è che molto spesso i college hanno dei percorsi in condivisione con l'università.
non con tutte le università, ma con le università o che appartengono al territorio, con le quali spesso condividono il campus e i laboratori. Questo fa sì che, come ormai voi sapete meglio di me, che ormai le professioni stanno diventando molto trasversali, quindi non esiste più un sapere su una sola rotaia, ma bisogna acquisire tante competenze. Quindi ci sono dei programmi, sempre più questi percorsi vengono ideati in sinergia tra college e università. Quindi si può cominciare un corso in un college e poi finire all'università, o viceversa, o fare un trasferimento di credito. Come vedete, è veramente un sistema permeabile, modulabile, ed è veramente, lo rende unico al mondo. Tante volte gli studenti internazionali preferiscono cominciare l'esperienza in un college perché è un po' più piccolo, è un po', si chiama il soft landing, quindi praticamente entrare in una comunità dove è più facile acclimatarsi, per poi dopo da lì progredire con i loro percorsi. Quello che è importante, e veramente lo voglio sottolineare, è quanto in Canada sia fondamentale e importante la ricerca. E vi dico questo dato, che lo capirete l'importanza, perché il 38% di tutta la ricerca del paese si svolge all'università o in college. Avete capito bene? Il 38% la fanno i ragazzi. Ricerca più pura all'università, ricerca più applicata nei college, ma comunque sia. È veramente, fra l'altro, anche una forma di sostentamento per questi istituti. Infatti, cioè, il Canada, non l'ho detto prima, vi chiedo scusa, ma ho detto che è il secondo paese più grande del mondo, ma ha realmente una popolazione di soli 37 milioni, quindi nel conteggio globale rappresenta solo il 0,5% della popolazione mondiale. Beh, comunque produce il 3% di tutte le pubblicazioni scientifiche, quindi potete vedere che in proporzione alla scarsa popolazione e quanto è vivace la cultura della ricerca. Fra l'altro, queste università e questi college hanno laboratori veramente all'avanguardia, quindi con attrezzature più delle volte donate dal mondo del lavoro, perché se voi dovete essere immediatamente produttivi, dovete lavorare sull'ultima tecnologia, sui macchinari più all'avanguardia. E quindi, insomma, questo è veramente un aspetto importantissimo dello studiare in Canada. Questa anche dice, ma sì, vabbè, cominciamo a capire qualche cosa, ma dove andiamo a studiare in Canada? Beh, il governo ha annunciato recentemente 950 milioni di dollari per la creazione di 5 supercluster. Quindi praticamente stiamo un po' mappando dove stanno vanno i soldi, quindi dove c'è la ricerca. Quindi sulla costa della British Columbia sta diventando un po' il cluster per digital technology, le province centrali, quelle delle praterie, diciamo, per quanto riguarda l'industria delle proteine, sappiamo che ci sono molte ricerche per trovare fonti alternative di proteine alle proteine animali. La zona dell'Ontario, del Quebec, e per advanced manufacturing, si dice che in quella zona si costruisce un jet dal piccolo bullone a tutti i componenti. Montreal è diventato il cluster per l'intelligenza artificiale, e poi le province dell'Atlantico per quanto riguarda la ricerca tecnologica, oceanografica, scusatemi, quindi che va dallo studio delle maree all'acquacoltura, alle tecnologie applicate all'ambiente marino. Quindi questo per darvi un'idea, ma non è che poi nel resto del paese non si studiano queste cose, diciamo che si stanno un po' concentrando in queste zone. Ma adesso vi toccherò dei punti veramente nevralgici della mia presentazione, che è una cosa che al fuori dall'Europa è l'unico paese che vi consente di lavorare durante gli studi. Quindi in aggiunta ai programmi di co-op o tirocinio e progetti di ricerca applicati, il Canada consente agli studenti internazionali di lavorare 20 ore la settimana nel campus o fuori campus, e 40 durante l'anno accademico e 40 ore durante le pause. Quindi questo, ovviamente, questi tipi di lavori possono variare da lavorare nel campus, nella caffetteria, o anche trovare dei propri contratti di lavoro, sempre in base alle proprie capacità, alle proprie conoscenze linguistiche. E un'altra cosa, appunto, veramente di forza del Canada è rimanere in Canada con un permesso di lavoro temporaneo, il Postgraduate Work Permit Program, che consente di fare domanda per un permesso di lavoro temporaneo, la cui durata sarà proporzionale alla lunghezza degli studi, non supererà mai 3 anni, ma se avete fatto un corso di un anno vuol dire che avrete un permit di 8 mesi, e così via. Bisogna fare domanda entro 90 giorni dal conseguimento del diploma o della laurea.
E l'esperienza lavorativa acquisita attraverso questo Postgraduate Work Permit Program permette di acquisire quell'esperienza professionale che poi viene richiesta qualora uno volesse poi fare domanda di residenza permanente in Canada. Quindi questo cosa vuol dire? Che il Canada, che è un paese che da sempre ha accolto milioni di immigrati da tutto il mondo, adesso è uno dei paesi con le migliori qualità della vita. Può permettersi anche di scegliere i propri migranti economici, quindi chiaramente chi ha studiato in Canada, chi è già permeato nella cultura, già fatto amicizie, già sa come funziona la società, ha decisamente avvantaggiato ha un canale preferenziale per quanto riguarda poi la residenza permanente che porta alla cittadinanza. Quindi questa è un'opzione in più che si ha quello studiare in Canada. Quindi vedete quante possibilità offre il Canada. Quindi insomma, quello che vogliono da voi i datori di lavoro. La conoscenza delle lingue, una sensibilità multiculturale, un'esperienza professionale e dei diplomi riconosciuti, chiaramente delle lauree riconosciute internazionalmente. Quindi questo è quello che il Canada sono veramente i punti di forza. Il costo della vita a confronto, chiaramente, perché poi arriviamo, tocchiamo, so che vi state domandando, ok, fantastico, bellissimo il Canada, ma quanto costa studiare in Canada? Allora, questo innanzitutto, per far capire innanzitutto il costo della vita. Costo della vita a confronto, questa è un po' vecchia come strategia, già 3 anni, ma devo dire non è molto cambiato come parametri. Diciamo, quindi se Hong Kong è uno, la città definita più costosa al mondo, Toronto e Vancouver, che sono le più costose all'interno del paese, sono con classificate 142 e 143. Quindi questo per darvi un'idea del costo della vita in Canada rispetto al resto del mondo, rispetto anche ai paesi competitori per quanto riguarda appunto lo scenario dell'istruzione internazionale. Questo chiaramente sono le grandi città, le grandi metropoli canadesi. Ovviamente poi se scegliete, se vi prendete informazioni sull'università, che è una città un po' più piccola e non per questo meno valida, vedrete che il costo della vita e anche delle tuition fees calerà notevolmente. Ed eccoci qua. Quanto costa studiare in Canada? Questo è, vi chiedo scusa, non ho fatto in tempo di aggiornare i dati, cioè le cifre sono accurate, sono le ultime rilevate, solo che sotto mi sono dimenticata di cambiare che è Statistics Canada 2018-2019. Quindi un anno di tuition fees a livello di laurea di primo livello siamo sotto 19.000 euro, mentre invece per una laurea specialistica siamo sugli 11.500 euro. Questa è una media nazionale, chiaramente ci sono delle grosse differenze se si va a studiare da Vancouver a St. John's, quindi dalla costa pacifica alla costa atlantica. Quindi ho nominato Vancouver come una delle città, la metropoli forse più ambita per andare a studiare rispetto a St. John's, che è un posto delizioso, che è un'università fantastica, ma è meno conosciuta, quindi si può permettere delle cifre decisamente più basse. E cosa vi voglio dire di più? Vi voglio dire che a breve, anzi la settimana prossima, si terrà la Fiera EduCanada. La Fiera EduCanada è il grosso salone, la grossa vetrina dell'istruzione canadese. Vengono dal Canada tantissimi espositori. Saremo a Milano tutta la giornata dell'8 ottobre al Palazzo Stelline e a Roma, al Roma 20, a Piazza di Spagna, anche là tutta la giornata. Quindi è una giornata dove funziona come una fiera, entrate, ci sono i tavolini con gli espositori che vi spiegheranno, ci sarò io che farò questa presentazione un pochettino più ricca, ci saranno altri interventi appunto di relatori che interverranno per parlare dell'istruzione in Canada. Quindi se veramente siete interessati o volete vedere, toccare con mano quello che vi ho detto e andare un pochettino più in profondità, questi sono gli espositori, quindi insomma abbiamo 45 espositori che vengono dal Canada, quindi le università e i college, vi ho spiegato come funzionano le università e gli istituti di scienze applicate, abbiamo le scuole, i distretti scolastici, quindi le scuole secondarie per l'anno all'estero durante la high school o per le summer school o per un trimestre o un semestre, e le scuole di lingua che sono accademie veramente. E come vedete sono veramente, cioè abbiamo cercato di darvi una rappresentanza proprio di tutto il Canada che va dal Newfoundland alla British Columbia, passando per l'Ontario, il Quebec, il Manitoba, quindi veramente anche geograficamente
una forte rappresentazione. Da dove inizio? Se non volete venire alla fiera, ma io vi consiglio di venire alla fiera perché veramente una volta all'anno è un evento bomba. Ci sta anche questo portale che si chiama sempre Ducanada.ca, che è un motore di ricerca, quindi un motore di ricerca dove voi potrete trovare i programmi con delle ricerche guidate appunto per parole chiave o per una ricerca impostata e vedrete quanta veramente ricchezza di programmi ci sono. Il motore di ricerca vi darà dei risultati, voi cliccate sul risultato, verrete portati direttamente all'interno della pagina del programma, dove ci sono tutte le caratteristiche, come sono i criteri di ammissione, quali sono gli sbocchi professionali, quanto costa, eccetera, eccetera. Il portale Ducanada vi fornisce anche tutte le informazioni per fare una stima dei costi e anche per quanto riguarda i requisiti per entrare, quindi delle informazioni per quanto riguarda i permessi e quant'altro. Io poi chiederei alla Luciane di Doc City se ci abbiamo ancora tempo, perché ho anche delle slide che danno delle informazioni per quanto riguarda i permessi di studio e delle informazioni più tecniche. Se invece verrete alla fiera ci saranno proprio i rappresentanti del programma di immigrazione che daranno proprio queste informazioni anche molto su misura per quanto riguarda i permessi visti per il Canada. Questi sono intanto i nostri contatti. Abbiamo una mail generica perché sia io che le mie colleghe viaggiamo parecchio perché cerchiamo di spostarci parecchio sul territorio e quindi abbiamo una organizational mailbox. Siamo presenti sui social, siamo presenti in 3 lingue per ognuno di questi canali, ma qua ho messo i canali in italiano, quindi chiaramente seguiteci perché se siete interessati al Canada, magari vorreste anche essere interessati a quelli che sono gli eventi culturali o le nostre attività, non solo nel settore education, ma diciamo tocchiamo veramente parecchi programmi, quindi questi sono i nostri contatti. Come dicevo, velocemente, ho delle slides per quanto riguarda il Ministero della Cittadinanza e Immigrazione. Diciamo che all'interno dell'ambasciata ci sono vari ministeri. Io è come se sono dipendente del Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Internazionale, dello Sviluppo Internazionale canadese e ho dei colleghi sempre sotto lo stesso tetto che appartengono invece al programma dell'immigrazione. Quindi sono loro che poi danno le informazioni per quanto riguarda i visti, quindi io le posso solo leggere ma non sono autorizzata a più che altro a commentarle ad altro perché è un altro ministero. Quindi questo è chi ha bisogno di un permesso di studio, chiunque vada a studiare a una che viene definita Designated Learning Institution, quindi c'è un elenco poi postato sul sito di quelle che sono riconosciute, perché poi il settore istruzione sapete meglio di me che c'ha tanti players, non sempre tutti sono così riconosciuti, quindi c'è un elenco di quelli che sono designated learning institution per una durata maggiore di 6 mesi. Appunto, l'elenco delle designated learning institution è disponibile a questi siti e poi mi hanno detto che la Doc City vi renderà disponibile questa presentazione. E per quanto riguarda come fare domanda del permesso di studio, si può fare sia online oppure direttamente a un centro, un Visa Application Center a Roma. Il Visa Application Center non è ambasciata, è un centro privato che però è riconosciuto dal governo del Canada. Quindi sia che si fa la domanda online, sia che si fa direttamente al VAC, quello che è importante sapere è che c'è bisogno comunque di venire a Roma a presentare i dati biometrici. L'hanno inserito questa richiesta da circa un anno, quindi per la nostra sicurezza, per la vostra sicurezza, bisogna venire a depositare i dati biometrici al VAC di Roma. Quindi a questo punto uno dice fai direttamente tutto a Roma al VAC e fai tutto le famose 2 piccioni con una fava. Queste sono le informazioni del sito della Citizenship and Immigration Canada, come ottenere le informazioni e appunto è anche una mail dove fare domanda. Quello che, siccome veramente i miei colleghi lavorano tantissimo e coprono non solo l'Italia ma un vasto bacino del Mediterraneo, fra cui anche un programma di assistenza ai rifugiati, non rispondono alle mail che contengono domande che possono essere facilmente reperite sui nostri siti web. E questo è proprio per rispetto nel loro lavoro, che stanno veramente impegnati per sostenere chi sta scappando dai paesi in guerra.
Questa appunto è l'ultima cosa, c'è bisogno appunto, ma questo sono un po' ridondante, di una lettera d'accettazione da una designated learning institution, prova di pagamento del primo semestre, almeno di quanto riguarda le fees, anche una prova di stabilità finanziaria e una copia di quelli che sono le traduzioni del percorso accademico precedente e anche eventualmente anche le prove delle conoscenze linguistiche o di inglese o di francese. Ma queste sono cose, sono dettagli che poi potrete acquisire man mano che navigherete il processo dello studiare in Canada. E così c'è appunto la richiesta di dati biometrici, bisogna farli, sono impronte digitali e una foto, bisogna farle a Roma, assolutamente, non c'è purtroppo al momento altro posto dove venire a dare i biometrici, però valgono per 10 anni, quindi una volta che uno ha depositato i dati biometrici, questi valgono per 10 anni. Io So, appunto, questo di nuovo, come dicevo, lavorare in Canada durante gli studi, ho parlato già della possibilità di lavorare appunto nel campus o fuori campus 20 ore settimanali durante l'anno accademico e 40 ore durante le pause. Quindi questo è, diciamo, non ci si può realmente mantenere gli studi, però si può veramente dare una mano e si può così sostenere le famiglie in questo sforzo, in questo investimento per il vostro futuro. Quindi io avrei finito qua e se qualcuno ha qualche domanda, io spero di avere la risposta. Quindi queste sono le cose, stanno ripetendo le slide di quello che vi ho già raccontato precedentemente. Quindi spero di avere le risposte. Se non avessi le risposte, perché come dico, il Canada è talmente vasto che appunto ha talmente tanti programmi, potrebbe ben essere qualche cosa che io non so, e possiamo poi fare un follow-up, oppure vi aspetto direttamente alla Fiera du Canada a Milano e a Roma con i rappresentanti delle università, college e scuole canadesi che avranno le informazioni per voi. Io avrei finito. Grazie Paola, tantissimo, grazie della bella spiegazione. Chiederei di lasciare i contatti ai ragazzi, l'ultima slide con i contatti. Sì, ecco, io mi sto un po' impiccando, vi chiedo scusa con questa presentazione, perché adesso le faccio andare velocemente, così la lascio sulla pagina perché questi webinar hanno sempre un dietro le quinte di problemi tecnici, quindi eccola qua. Contatti così se non riusciamo a fare tutte le domande perché ci sono tante domande potete contattare direttamente Paola e i colleghi di Paola che vi risponderanno a tutto e direi di fare anche attenzione alla vostra posta perché invieremo tutte le informazioni riguardo le fiere e tutto quello che avete visto oggi tramite email. Quindi io direi di cominciare con questa domanda che direi che penso che la rispondi sempre, Paola. Per quelli che non parlano francese, cosa succede? Allora, questo adesso mi dà un piccolo schiaffetto io in faccia che forse non sono stata abbastanza chiara. Il Canada è un paese bilingue, nel senso che ci sono istituti che parlano o inglese o francese, cioè non è necessario sapere tutte e due le lingue. La provincia, diciamo, francofona per eccellenza è la provincia del Quebec, quindi andando a studiare in Quebec, la maggioranza delle scuole sono francofone. La provincia realmente bilingue del Canada, lo fanno veramente in pochi, è il New Brunswick, ma anche all'interno del paese ci sono delle università francofone nella parte anglofona. Quindi questo per dire che si può studiare sia in inglese che in francese. Chiaramente i migliori possono studiare in tutte e due, perché ci sono anche università e scuole, istituti che hanno corsi bilingue, quindi si può fare un percorso misto in inglese e francese. Quindi è veramente un paese à la carte, potete veramente prendere il meglio per voi. Sono stata chiara adesso? Chiarissima, se avete ancora delle domande riguardo le lingue, potete sempre scrivere nella sezione Questions and Answers. Se no, passiamo alla prossima domanda. Ricordatevi non scrivere
sul chat, ma nella sezione domande e risposte, così possono vedere tutti le domande. Io, mentre lei, intanto che leggi l'altra domanda, volevo fare un appunto su questa domanda del francese, perché io vorrei veramente, visto che ho l'attenzione di tanti ragazzi, e ci tengo veramente perché faccio questo lavoro con passione, vi state preparando al vostro futuro. È importantissimo sapere l'inglese. E vi vorrei dire, è importante avere ancora un'altra lingua straniera, se è francese ancora meglio, perché veramente se, il mercato del lavoro sta diventando sempre più competitivo, l'asticella si sta alzando sempre di più e c'è bisogno di emergere. Io lo dico anche dal punto di vista di datore di lavoro, nel senso che io vedo tanti curriculum che avvengono in ambasciata di persone che vogliono lavorare e vi assicuro che visto da fuori, quindi leggendo un pezzo di carta, realmente ormai i curriculum sono tutti molto simili, nel senso che tanti ragazzi hanno fatto l'università, poi hanno fatto la specialistica, hanno fatto un Erasmus e hanno fatto dei corsi di inglese, però sono tutti molto molto simili questi curriculum e sapete meglio di me che ormai i curriculum vengono letti dalle macchine, quindi neanche più il fattore umano, il primo screening. Quindi quello voglio dire, come emergere? Qual è la caratteristica che farà sì che un datore di lavoro si fermerà un attimo a considerare il vostro curriculum? Sarà appunto un'esperienza di studio all'estero, chiaramente in un paese che è considerato tra il top, e anche una conoscenza linguistica più vasta. Il francese, la verità è che l'Italia è il primo partner commerciale dell'Italia è la Francia. È stimato che ci sono circa 250.000 lavori che richiedono il francese in Italia, quindi se posso in questo contesto fare una piccola così, promozione anche per lo studio del francese e non solo dell'inglese, ho finito. Grazie. Grazie mille Paola, mi sembra che sei stata chiarissima. Io vorrei passare a questa domanda riguardo il Work Integrated Learning. Ti chiedono se esiste anche per i corsi master. Sì, assolutamente sì. E poi mi piacciono queste domande perché mi ricordano che non vi ho detto tante cose. E sì, assolutamente esistono a livello master, quindi esistono a tutti i livelli dell'istruzione post-secondaria, quindi colleges e università e istituti. E anche un altro dettaglio in più che è importante sapere, quindi sempre più un Canada alla carte, è che sempre più università e college stanno introducendo dei corsi per i laureati, corsi brevi, solitamente di un anno, raramente 2 anni, che vengono presi da tantissimi ragazzi che hanno già preso una laurea per acquisire delle competenze professionali extra. Quindi sono corsi che sono molto orientati verso il business, verso l'e-commerce, verso un'imprenditorialità molto forte. E anche questi corsi post laurea prevedono il Work Integrated Learning. Quindi è veramente è un mantra ormai trasversale in tutti i settori dell'istruzione. Grazie mille Paola. Passo alla domanda riguardo al Postgraduate Work Permit Program, il Sì. PGWPP. Per chi ha una laurea magistrale, può iscriversi a questo programma? Allora, bisogna aver studiato in Canada per poter fare domanda del Postgraduate Work Permit. È riservato a chi ha studiato in Canada, da un corso breve, quindi da un anno in su. Al completamento del corso si può fare domanda di questo visto, è un visto di lavoro temporaneo, però solamente per chi ha fatto un percorso di studio in Canada. Anzi, quello che è anche importante notare è che molte volte aver fatto il Work Integrated Learning, quindi sono proprio i programmi co-op che prevedono queste esperienze lavorative che porteranno il contatto di lavoro al ragazzo, allo studente, perché queste esperienze professionali, diciamo che il mondo del lavoro in Canada è abbastanza dinamico e sono sempre alla ricerca di personale altamente qualificato e quindi, insomma, più delle volte i ragazzi, gli studenti che hanno fatto questi percorsi di Work Integrated Learning rimangono poi a lavorare
delle aziende dove hanno fatto la loro esperienza formativa. Benissimo, grazie Paola e grazie ai ragazzi che stanno scrivendo tante domande e prendo proprio questa che interessa tanto a loro riguardo le borse di studio. Maria Grazia ha scritto, chi altro c'è? Tante domande riguardo le borse di studio. Cosa puoi raccontarci di agevolazioni, Paola, per gli studenti italiani? Allora, le borse di studio al momento il governo del Canada con l'Italia non ha dei programmi specifici. Le borse di studio attualmente disponibili per i nostri ragazzi sono borse di eccellenza, quindi sono a livello già di laureati e sono appunto su tutte le informazioni, fra l'altro su quel portale che dicevo educanada.ca c'è anche una sezione dedicata alle borse di studio, quindi c'è un menu che dice I am a student from e metti il paese e ti vengono elencate le borse di studio. Magari chi ci segue oggi non è soltanto italiano, magari ci sono anche dei ragazzi che hanno una doppia cittadinanza e quindi per loro può anche essere, possono avere chi ha un'altra cittadinanza anche avere maggiori informazioni. Se ci fosse tra di noi dei ragazzi che hanno una cittadinanza francese o belga, loro sono particolarmente fortunati perché il Canada con questi due paesi ha un accordo per il quale gli studenti pagano le stesse tariffe dei studenti domestici, che sono circa 2/3 in meno, parlando sempre di agevolazione economica. Un'altra cosa importante che appunto si ricollega a quanto detto all'inizio, che le università e college sono tutte autonome e indipendenti. Questo vuol dire che i loro criteri di ammissione sono autonomi e indipendenti, quindi per gli studenti particolarmente meritevoli ci sono delle borse di studio erogate direttamente dai singoli istituti e singole università. Quindi non posso rispondere da un punto di vista federale, quale io sono, rappresentazione appunto del governo del Canada, ma i singoli istituti o le singole province possono avere dei programmi di aiuto finanziario per i più meritevoli. E, anche per quanto riguarda poi i dottorati di ricerca e tutto quanto, più delle volte sarà la stessa università che offre dei lavori a chi fa domanda di ammissione presso i loro istituti. Quindi da una parte devo dire che non ci sono realmente borse di studio a livello undergraduate, ma ci sono e ci possono essere delle agevolazioni finanziarie. Se ci sono ragazzi che hanno un buon punteggio di IB, di International Baccalaureate, alcune università fanno proprio uno sconto d'ingresso, proprio tolgono una parte delle spese, delle fee vengono tolte. Quindi è molto, è anche qua è molto modulabile la questione. Vedo che gli istituti bancari in Italia stanno cominciando a erogare anche dei prestiti per questo, perché è importante, perché l'istruzione è un investimento. È un investimento, forse deciso, direi, ai giorni d'oggi più redditizio che comprarsi un immobile, decisamente molto più che spendere soldi in una macchina, perché veramente è un investimento sul vostro futuro, è un investimento che paga. Quindi questo è un discorso che faccio tantissimo con le famiglie, con i genitori, sull'importanza appunto di vederla. L'istruzione non è mai una spesa, l'istruzione è sempre un investimento. Studiare in uno dei posti che hanno una delle migliori istruzioni al mondo sicuramente vi aprirà tantissime porte. Ottimo, grazie. Avanti con la prossima. Scusa? Ho detto avanti con la prossima domanda. Andiamo alla prossima domanda. Io volevo prendere una domanda che mi sembra molto interessante, la domanda di Daniela, che ci ha scritto: vorrei continuare gli studi in Canada e vuole fare un master, ma non è sola, è sposata e ha due bimbi. C'è la possibilità di poter andare in Canada a frequentare il master insieme alla mia famiglia, potendo lavorare per 20 ore, chiaramente sarebbe necessario che anche il mio marito lavorasse. Allora, io ripeto, io non sono autorizzata a dare informazioni di natura, questa è prettamente natura immigrazione e visti.
Quindi in questo caso se, veramente sarebbe importante venire alla fiera educanda, però posso dire perché, che sì, agli studenti internazionali sposati con famiglia a seguito la famiglia ha un permesso per il Canada e, lo, e il consorte o non necessariamente sposati in Canada non è necessario avere il pezzo di carta e non è necessario che poi il consorte sia del, di un altro sesso, e, ha il permesso di lavoro, della durata degli studi, quindi la, lo studente studia e il compagno o la compagna lo sostiene. Perfetto. E i ragazzi vanno a scuola, i ragazzi possono andare a scuola. Perfetto. Passo alla domanda di Chiara e anche di Francesca, mi sa, perché loro sono interessate a un corso di PhD. Cosa ci puoi raccontare riguardo questi corsi più avanzati, Paola? Anche qui, un'offerta assolutamente molto varia, e in questo veramente suggerisco alle nostre ascoltatrici di farsi un giro sul portale EduCanada, quello educanada.ca, e vedere qual è l'offerta per quanto riguarda i PhD. PhD è, diventiamo proprio nello specifico, nella, nel settore in cui loro stanno studiando, e quello che posso dire è che c'è una cultura della ricerca molto molto vivace, come dicevo prima, e a livello PhD spesso mi è capitato di avere, sentire storie di persone che hanno fatto domande di ammissione e contemporaneamente ricevevano un'offerta di lavoro, e quindi io veramente invito queste persone di fare un giro sul portale EduCanada nel Find the Program e vedere quello che sono le offerte per quanto riguarda i dottorati di ricerca. Perfetto, spero sia chiaro per le ragazze. Prossima domanda che mi sembra molto interessante è: come sapere se la mia laurea triennale è accettata in Canada? Perché ho detto ogni università è autonoma e indipendente, quindi hanno ognuno dei criteri di ammissione diversa. Esiste comunque un centro che poi vi farò avere le informazioni, il, si chiama Canadian International Credential Recognition, cioè praticamente un sistema. Qualora l'università o il college dovesse fare domanda, un sistema a pagamento dove praticamente esperti fanno le mappature delle lauree e appunto danno le equivalenze. Praticamente il sito è www.ccic.ca, quindi però ve lo farò avere, mi sono dimenticata di metterle in queste slide. Se venite alla fiera sicuramente c'è il materiale promozionale, se no ve lo faremo avere per mail nelle ore a seguire insieme a Doc City. Perfetto. Comunque sul portale EduCanada c'è, perché il portale EduCanada è quello che chiamano in inglese è one stop shop, cioè un posto dove c'è tutto, e c'è anche, il, all'interno come avere la riconoscimento del, dei titoli formativi, delle credenziali straniere. Perfetto. Ragazzi, vi ricordo che riceverete tutta questa informazione nei prossimi giorni. Passo alla domanda riguardo i dati biometrici. Sì. Si possono lasciare questi dati all'estero per chi non abita in Italia? Allora, sì, se uno non fa domanda viene invitato a presentarsi all'ufficio biometrico più vicino, assolutamente sì. E io parlavo per gli studenti italiani sul territorio italiano, cioè solo a Roma, ma se uno sta fuori va al centro VAC, che è Visa Application Center, più vicino. Esatto, abbiamo una delle ragazze che si collega dalla Francia. Assolutamente, cioè, credo che Francia a Parigi e Lione, ma non vorrei dire una fesseria perché non sono responsabile, però insomma diciamo che Francia, proprio perché in virtù a questo, ha dei legami storici chiaramente col Canada, che è inutile andarli a sottolineare, però proprio perché gli studenti francesi pagano le stesse tariffe degli studenti domestici, hanno un flusso pazzesco di studenti
che vanno tra il Canada e la Francia, avvantaggiati chiaramente dalla lingua. I dati dell'Italia sono circa, sono in crescita perché evidentemente facciamo un buon lavoro, ma adesso al momento sono circa 2000 gli studenti che ogni anno vanno dall'Italia a studiare in Canada per programmi post-secondari. Perfetto. Paola, volevo chiederti un po' riguardo la fiera. Fino a che ora? Sì. Oggi la fiera? Tutto il giorno fino alle 17:30. Perfetto. Quindi diciamo che c'è, proprio stiamo là tutto il giorno dalle 10:30 alle 5:30 del pomeriggio, non stop, proprio perché così per chiunque, insomma, per venire incontro un po' alle esigenze di tutti. Io farò, appunto dicevo, aprirò con una presentazione, poi c'erano delle presentazioni più specifiche. Abbiamo adesso finito di fare la scaletta delle presentazioni, verrà postata su Facebook, che è la cosa più immediata, penso domani, quindi cercateci su Ambasciata del Canada in Italia. Perfetto. E in fiera ci saranno i counselors che aiutino un po' a capire la scelta dei percorsi, siano bachelor, siano... Assolutamente sì. Ma come so, prima vedrete, se poi volete vedere, torno sulla slide, quella precedente, dove si vedono tutte le università e college che sono presenti, o se no si vedono anche, abbiamo una pagina dedicata sul nostro sito che è canada.it, quindi facilissimo, c'è proprio una pagina dedicata alla fiera in inglese, francese e italiano, perché noi abbiamo l'obbligo delle tre lingue, e appunto potete vedere tutti gli istituti che sono presenti. E c'è veramente una ricchissima offerta, anche per quanto riguarda il livello post-secondario, che mi sembra che sono i ragazzi che ci stanno seguendo sono più interessati appunto all'istruzione post-secondaria, però veramente quest'anno devo dire un'offerta pazzesca, e chiaramente i rappresentanti venuti dal Canada parleranno nel dettaglio di quello che loro hanno da offrire, sapranno, sono gli esperti, io posso avere quello che si chiama da dire un'infarinatura generale dei vari programmi, però poi nel dettaglio la ricchezza di quello che hanno da offrire è pazzesca, veramente. Abbiamo un Aviation College, abbiamo una scuola, la Vancouver Film School, che è una scuola di arti digitali dove fanno tutto dal fumetto a tutto quello che è digitale, con delle apparecchiature veramente all'avanguardia. È veramente un'offerta incredibile quest'anno in fiera. Per i nostri partecipanti che sono del campo umanistico, ci sono università, corsi di eccellenza che Beh, allora, a parte che per fortuna, devo dire che anch'io ho una formazione umanistica, quindi dico per fortuna c'è una grande rivalutazione di quelli che non è soltanto STEM, ma anche per quanto riguarda gli studi umanistici, perché le macchine avranno bisogno anche di persone che le programmeranno e saranno appunto particolarmente formate in quel senso. E quello che devo dire, forse in questo momento studi d'eccellenza sono anche molto nel campo del giornalismo, dei social media, di tutto quanto riguarda l'aspetto comunicazione, anche relazioni internazionali e psicologia, e sì, questi sono forse e poi chiaramente anche gli studi proprio di letteratura e quant'altro, insomma, il campo umanistico è molto vasto anche là. Paola, in specifico per i nostri partecipanti che sono interessati a una carriera come la tua, a questi ambiti di ambasciata, cosa consiglia di studiare? Io guarda, quello che consiglio è innanzitutto le lingue non come fine ma come mezzo, perché a me quando vengono a dire cosa vuoi fare da grande, voglio studiare lingue, è come dire voglio un lavoro che uso il computer, esattamente, cioè innanzitutto le lingue. E quello che rende, al di là del, come dicevo prima all'inizio della presentazione,
al di là degli studi che chiaramente possono, io ho una formazione umanistica, ho fatto il liceo classico, poi studi umanistici e poi io poi faccio due cose in ambasciata perché faccio responsabile education, ragazzi, e me sono anche responsabile della comunicazione, quindi contatti con la stampa e anche per quanto riguarda i social media, quindi ho un pacchetto molto molto ricco e sicuramente la mia formazione umanistica per quanto riguarda il discorso comunicazione la fa da padrona, quindi sicuramente quelle lauree che sono anche di scienze politiche, relazioni internazionali sono molto utili per lavorare in ambasciata, ma il comune denominatore dei miei colleghi d'ambasciata penso sia la sensibilità culturale, la sensibilità multiculturale che non si impara sui libri. Ho avuto la fortuna di essere cresciuta all'estero, sono figlia di un militare di carriera, quindi ho potuto fare i miei primi studi in Inghilterra e da lì il mio bilinguismo, poi ho fatto altri soggiorni dove ho preso anche il francese, però penso che sia soprattutto la mentalità internazionale, quella non si impara sui libri, quella proprio si acquisisce viaggiando e vivendo all'estero. Ed è la cosa che mi accomuna con tutti i miei colleghi d'ambasciata, abbiamo tutti un passato internazionale. Bellissimo consiglio, grazie mille Paola. E facciamo questa domanda per quelli che hanno studiato proprio l'italiano, la letteratura italiana. Ci sono dipartimenti di studi italianistici in università canadesi? Sì, certo. Assolutamente, insomma sappiamo che l'italiano è una lingua studiata e c'è anche una forte diaspora italiana in Canada, quindi sì, anche là se voi andate sul portale EduCanada e fate una ricerca su Italian Studies vedrete anche là quello che esce fuori. Mi chiedono anche spesso com'è l'insegnamento dell'italiano in Canada, quindi questo poi diventa un po' più difficile perché per insegnare bisogna aver fatto un corso appunto di education in Canada, però so che ci sono delle volte dei centri di cultura italiani presso l'ambasciata o i consolati dove a volte ci sono dei lettori di scambio, comunque della gente che insegna le scuole italiane là. Però sì, l'italiano, insomma, voglio dire, c'è 1,5 milioni di italiani solamente a Toronto, quindi devo dire è una lingua parlata in Canada. Benissimo. E anche studiata. Direi che è tutto, Paola. Tante domande bellissime. Ringrazio i nostri partecipanti per il vostro interesse. E prima di chiudere, Paola, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, io veramente ringrazio voi ragazzi perché non è facile stare a sentire qualcuno dall'altra parte di un computer, quindi vi ringrazio veramente per l'interesse. Spero veramente di conoscere qualcuno di voi personalmente o a Milano o a Roma alla Fiera, perché è veramente, a parte è un evento per il quale lavoro mediamente 11 mesi l'anno, per metterlo insieme, quindi per essere... cercare anche di far venire le scuole e le università in Italia appunto a presentare i loro programmi. È un evento importante, è un evento in cui si respira una bella aria internazionale, e molto dinamico, molto vivace, quindi è un modo per avvicinarsi a questo paese che raccontarlo in un'ora è troppo poco, veramente. Benissimo, grazie ancora Paola per il tuo tempo. Grazie anche a Daniela, Angelica, i ragazzi che si sono collegati questa sera di tutta Italia con noi. E grazie in nome di Doxity, la vostra student community. Riceverete una mail nei prossimi giorni con tutta l'informazione qui, anche con l'informazione alle fiere, a Milano e a Roma. Vi aspettiamo numerosi e grazie. Vi auguro una buona serata. Alla prossima. Grazie a voi. Ciao.